Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Gentili radioascoltatori, buonasera, benvenuti dallo Stadio Olimpico in Roma. Stiamo per leggere le formazioni di questa partitissima, una partita davvero emozionante. È sta per iniziare un Lazio-Roma. Le formazioni, partiamo dalla Lazio. Lazio allenata da Simone Inzaghi, Thomas Dragoscia in porta, Luis Felipe, Francesco Acerbi, Stefan Radu in difesa, centro un 3-5-2. Centrocampo Manuel Lazzari, Sergio Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Senna Lucic capitano, in attacco Ciro Immobile, Joan Correa. Iniziato con l'avvio di 5 secondi battuto dalla Roma praticamente. Ancora in avanti Cristante, ci provano ancora, vediamo, ma poi era una posizione, forse rimessa per loro. Intanto ricordiamo le formazioni: Mastrocosci in porta, Luis Felipe, Francesco Acerbi, Stefan Radu in difesa, centrocampo Manuel Lazzari, Sergio Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e capitano Senna Lulic, in attacco Ciro Immobile e Joan Correa. Poi per la Roma è un 4-2 3-1, Paul Lopez in porta, Alexander Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi in difesa che è il capitano, in attacco Lorenzo a centrocampo, Lorenzo Pellegrini e Brian Cristante, in attacco Joan Kluivert, Nicolò Zaniolo e Cegic Under, coprì la punta avanzata che è Jack, ancora un primo possesso proprio per il un primo possesso quello che vuole fare la Roma. Vedremo, vediamo l'arbitro di questa partita, eccolo qui gli arbitri di questa. Intanto siamo venuti 30, 1 minuto e 36 praticamente. Vedremo come andranno tutte le cose. Nel frattempo, l'arbitro ufficiale designato per Lazio-Roma all'Olimpica è Marco Guida di Torre Annunziata. Torre Annunziata, ancora il pallone in mezzo e arriva a prendere un tiro quasi inaspettato. Il tiro messo sul il numero 17, Ciro Immobile, aveva provato a metterla in mezzo, non c'è riuscito, non c'è arrivato. E allora ci sarà il calcio d'angolo in favore della Magica della Lazio, della
Lazio praticamente. Guida l'arbitro Carbone e Bindoni sono i due guardaline, il quarto Merrocchi, il VAR Mazzoleni, la VAR Vivenzi, ancora la Lazio che parte corta, ancora il tiro in mezzo di testa, fa recuperare il numero 10 Luis Alberto, ancora Luis Alberto sulla fascia sinistra, poi il pallone al numero 6 Luca Sleva, all'indietro si arriva da Thomas Stracoscia, e Thomas Stracoscia, che giocatore che è Thomas Stracoscia, Thomas Stracoscia molto molto bravo. Intanto siamo ritornati, ti ascolto Daniele Condo sempre qui che vi accompagnerà, Daniele Condo vi accompagnerà in questa partita davvero entusiasmante, partitissima, molto entusiasmante. Vedremo poi come andranno le cose per tutte e due le partite. Adesso il momento momento importante per quanto riguarda sia la Lazio che quanto riguarda proprio la Roma. Allora, un pallone da Fazio, poi si va a Brian Cristante, la Roma che si è tutta sulla fascia destra, non ci arrivi di Dzeko, che il pallone arriva sul messo proprio sul fondo, e allora ci ritroviamo qui insieme dopo un po' di pausa, dopo un bel po' di pausa. Domani ultimo giorno di mercato, ma seguiamo l'azione con il tiro, palo, un palo clamoroso, sembrava Brian Cristante, forse lui, ma ha toccato a forse no Zaniolo, Nicolò Zaniolo, è stato il tiro, vediamolo subito, è stato il palo di Zaniolo, vediamo, c'è stato forse toccato da forse c'è l'angolo, lo va a dire, sì, lo dice l'arbitro che è il signor Guida. E allora riparte subito la Lazio in un mini contropiede. E allora arriva il pallone per il capitano Sena Lulic. Parte Lulic, lo dà in pallone in mezzo a Correa. Non c'era nessuno, non è arrivato nessuno per il momento ancora. Il pallone tiro sul fondo del numero 17. Proprio Ciro Immobile. Allora, da Olimpico seguiamo una partita molto bella, vediamo, c'è Immobile, ha proprio tirato fuori, è un Ciro Immobile che davvero vuole iniziare ad andare, un Ciro Immobile. Vediamo per il momento come andranno le cose. Noi ricordiamo, questo è il terzo anticipo. Errore intanto per la Roma. Il tiro! Parata! Era un tiro importante di Sergej Milinkovic. Abbiamo visto bene. Sergej Milinkovic para, bravissimo. Paul Lopez. Bravo Paul Lopez. Abbiamo visto che partita Paul Lopez in questo momento, ancora di testa ci arriva Manuel Lazzari, ma niente da fare, c'è in rimessa in tanto per la Lazio. Ricordiamo domani, gentili radio ascoltatori, all'inizio del campionato, domani 2 di settembre, ultimissimo giorno di calcio mercato, perché il mercato è davvero in prima linea. Saremo avremo tante fasce dirette, però seguiamo un attimo l'azione. Dzeko, fermate di Dzeko, calcio d'angolo in favore della Roma, un altro calcio d'angolo, è il secondo per quanto riguarda la Roma. I due allenatori, Simone Inzaghi da una parte, per la Lazio Paul Fonseca dall'altra. Paul Fonseca ha detto Zorro,
lo ricordiamo perché a Shakhtar Donetsk una partita si presentò con tutto vestito d'azzurro. Ancora pallone messo in mezzo nel mucchio ed è pallone scaramentato sul fondo proprio da Nicolò Zaniolo. E allora bravo comunque Zaniolo, rivediamo l'azione precedente di Nicolò Zaniolo, il palo preso da Zaniolo. Allora sta giocando anche molto bene sia la Roma che la Lazio. Un palo a testa quando siamo arrivati al ottavo minuto e 10, Lazio 0 Roma 0, una partita davvero interessante. Il pallone che va da Sergio Milinkovic-Savic si scambia per Luis Alberto, ancora Luis Alberto dai il palloniere, un compagno sul fondo incredibile, sul fondo era Lulic che ha scambiato con Luis Alberto, Lulic con Luis Alberto, bravo Sedan Lulic, bravo anche Sedan Lulic e bravo anche bravissimo Luis Alberto. È una partita davvero entusiasmante, si sta vedendo tutto. Allora ancora bravissimi, bella partita, lo voglio ammettere, questa è una partita davvero entusiasmante. Intanto vi aggiorniamo sulla partita Arsenal-Tottenham, Arsenal 0 Tottenham 2, il derby di Londra, segna Christian Eriksen al decimo minuto, al quarantesimo Harry Kane, perché hanno iniziato a giocare alle 17:30 ora italiana, cioè 16:30 a Londra, quindi San Gian Tottenham per 2-0, Christian Eriksen al decimo e Harry Kane al quarantesimo su calcio di rigore. Su calcio di rigore e inizia a 11 minuti anche Eintracht di Francoforte contro il Düsseldorf 0-0 e Valencia 1 Mallorca 0, ha segnato su rigore Dani Parageo 55 minuto del secondo tempo. Ma torniamo a Lazio-Roma, partita più interessante, più perché interessante, allora è una partita interessante questa, partita che darà qualche frutto di più domani. Allora diciamo che poi si ritroverà con il campionato di Serie A praticamente la terza giornata, la giornata, la Roma in questo caso affronterà il Sassuolo in casa qui all'Olimpico e la Lazio andrà in trasferta a Ferrara al Paolo Mazza. Ancora le pallone in mezzo, la Lazio ci prova ma grande difesa di Federico Fazio, un incredibile giocatore, bravo. Ancora c'è un altro, c'è un fallo, l'arbitro guida che deve deve dare l'ammenda in questo caso, l'ammenda vedremo come la andrà a dare l'ammenda, vediamo. E allora vediamo come giocano tutti i giocatori perlomeno. Adesso è una partita che si sta aprendo, intanto domani tante ore di diretta di mercato insieme, apriremo dalla una diretta domani mattina, domani mattina diretta molto presto saremo, perché il mercato prima chiudeva alle 20, poi si è spostata alle 22, quindi abbiamo aperto diverse finestre, allora abbiamo dovuto cambiare diverse volte il palinsesto per loro, perché per loro, per quello che hanno deciso di fare, proprio hanno deciso di fare tutta la federazione gioco calcio. Ancora il pallone che torna all'indietro per Acerbi, Acerbi, ancora un pallone per la Lazio, Lazio che in questo momento sta faticando un pochino, però deve continuare. Il pallone la fascia sinistra per Luis Felipe, da Luis Felipe si va al 29 del Lasveri, il pallone per Luis Alberto, non riesce, il pallone scaramentato
in fallo laterale dal capitano della Roma Alessandro Florenzi. Pallone per Luis Felipe che deve tornare all'indietro per Acerbi. Radu, ancora Radu, il pallone da Sedan, Sedan Lulic, Lulic ancora Lulic, scambia Alin, Alin indietro per Leiva. Sergej Milinkovic-Savic, ancora Leiva, c'è anche un fallo ma recupera subito la Roma che riparte in contropiede, la Roma con il numero 99 Justin Kluivert. Kluivert in mezzo, oh, Kluivert diamo guida, dai la, no, dalla rimessa dal fondo, bravissimo Justin Kluivert, proprio lui a fare un capolavoro, una magia. Sono passati 14 minuti e 20 secondi, Lazio 0 Roma 0, riparte subito la Lazio dalla, con Senan, sempre Senan Lulic che recupera il pallone, in questo caso bravissima la Roma che poi riparte. Adesso c'è Federico Fazio, poi si va all'indietro da Alexander Kolarov, ex Manchester City, il pallone va all'indietro per il numero 13 Paolo Lopez, portiere della Roma. Ancora il pallone per il numero 7 Lorenzo Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, ancora il pallone, adesso ancora la Roma che ci prova, all'indietro Gigi Zunder, ancora il pallone, si va dal capitano Alessandro Florenzi, Florenzi ci prova, è 1-2, è un cross fuori, fuori di misura, fuori, era tutto, tutto, fuori di misura, gentilissimi radio ascoltatori. Adesso le messe dal fondo per Thomas Stracoscia. Thomas Stracoscia, bellissimo, bellissima partita. Intanto è una, diciamo, un possesso palla, allora un 86% contro della Lazio, 85% della Roma. Precisione di passaggio, diciamo il passaggio è importante, è un importante 54% possesso palla 40% della Lazio, 46% della Roma. Ancora Edin Dzeko che da scambia per un compagno, ancora quasi murato, c'era forse l'errore, ancora la Lazio, stanno giocando al contraccolpo, riparte Florenzi, Florenzi scatta proprio sulla fascia centrale, allora Florenzi deve tentennare un po', poi può partire Florenzi, 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 ancora dal pallone di Zaniolo, 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 la scambia per Edin Dzeko, 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 incredibile Dzeko, chiedono qualcosa e l'arbitro tengono il calcio di rigore, la Roma, vedremo se ci sarà qualcosina, arriviamo, mano netta dal monitor play nel motor servizio, vediamo che è mano netta, proprio il numero 21 Sergej Milinkovic-Savic tira Dzeko, Sergej Milinkovic-Savic il centrocampista fa il fallo, calcio di rigore, ci sta per andare il numero 17 Gigiz Onder, sembrava lui invece, ci sembrava lui la nostra posizione, invece c'è Alexander Kolarov, vediamo Kolarov come, Kolarov contro Thomas Stracoscia, vediamo, vediamo, deve, da quest'anno devono stare nella linea di porta, se no non si può fischiare il rigore, si deve ripetere praticamente, vediamo. Ancora fischia, fischia guida, sta per fischiare guida, fischia guida, parte tiro Kolarov, Alexander Kolarov, un gol bellissimo dopo l'errore di Sergej Milinkovic-Savic che ha allargato la mano sul tiro di Dzeko, e allora Sergej Alexander Kolarov tira sulla tira a sinistra mentre si butta sulla destra, il portiere Thomas Stracoscia, il portiere numero 1 sul petto di Thomas Stracoscia, mentre col numero 11 Alexander Kolarov segna il gol di questo derby, in panchina proprio
Rosario, il gran Paolo Fonseca, che al suo primo derby è già in vantaggio. Paul Fonseca, che viene anche chiamato, abbiamo spiegato, Zorro, per quello che perché una volta con Shakhtar Donetsk in Champions League, in una conferenza stampa, si presentò tutto esito da Zorro, per questo lo chiamano, lo che si chiama anche detto Zorro. E allora ecco, questo è l'atteggiamento a Roma, questo atteggiamento importante della Roma, GT ascoltatori, perché? Perché la Roma deve continuare ad andare alla Roma. Per il momento vedremo come andranno le cose tutte quante. Ormai bisogna anche capire chi farà di più nel frattempo. Intanto il corridore, praticamente Huber, morto in Formula 2, il numero aveva il numero 19, Huber, oggi hanno ricordato Huber, poverino, morto ieri, aveva il numero 19, Huber, peccato, 22 anni. Noi al minuto 19, per rispetto, faremo un minuto adesso di silenzio, lo facciamo adesso, a partire da adesso, per ricordare Huber, pilota, lo dico, di Formula 2, che ha perso ieri la vita all'età di 22 anni. Eccoci tornati a un minuto di silenzio fatto per il corridore, praticamente Huber. E allora adesso, dopo, siamo noi tornati, dopo tutto quello che è accaduto praticamente in tutto quello che accade proprio in questo derby. Parata, e adesso il pallone è fuori, il pallone fuori, eccolo qua. E allora si vede come vanno queste cose. Intanto, battuto l'angolo, il pallone in mezzo, niente da fare in questo momento. Bisogna anche capire come stanno andando le cose. Per il momento, intanto ribatte Paolo Lopez, 22 minuti 40 secondi, Lazio 0 Roma 1, assegnato Alexander Kolarov al 17° minuto, calcio di rigore dopo che il tiro di Zaniolo è finito sulla mano di Sergej Milinkovic Savic. E allora è una di quelle partite davvero molto belle e cariche di
significato praticamente. E allora, ancora il pallone in mezzo, niente, nessuno ancora, c'è Sedan Lulic, Lulic di in mezzo, non ci arriva il giocatore numero 21, autore del fallo di mano, Sergej Milinković. Savic. E allora vediamo come stanno andando le cose per il momento. Ci sono tante novità davvero davvero importanti. Vediamo. Allora, si va ancora in media. Vedremo. Intanto richiama sempre all'ordine Sergej Milinković Savic. Vedremo anche come vanno queste cose. Vediamo. E allora, vediamo come, intanto la parata è di Paul Lopez, la andiamo, stiamo vedendo adesso, è una partita. Allora, vedremo adesso come stanno andando tutte le cose in campo. Siamo al 24esimo e al 26esimo minuto. Lazio 0, Roma 1 proprio. Roma 1. Vediamo come stanno andando proprio le cose di questo grande match. Allora, sempre in diretta per questa grande partita. Ancora il pallone che va proprio fuori. E allora bisogna anche capire come vanno tante cose. Nel frattempo tre corner per parte al 27esimo minuto, 26esimo e 55, Lazio 0 Roma 1. Ancora il pallone messo in mezzo dal numero 20 Fabio Fazio, ancora la prende Lucas Leiva di testa proprio sulla linea, ma ancora è finito la controffensiva. Il tiro, palo ancora di Zaniolo, incredibile, bravo Zaniolo, ma il palo, sì, ancora la Roma che attacca con Fazio, ma in mezzo spazzato via da Sedan Lulic, c'è rimessa in favore della Roma in questo caso. Mamma mia, ma che colpo, che grande colpo di Lucas Leiva, ma che colpo di testa ha in grande, veramente una bellissima partita questa. Allora,
messo in ancora il pallone per la Roma, ci prova, poi sbaglia e Atos da Sedan Lulic si va a Luis Alberto, ancora Sedan, ancora nuovo il pallone per Sedan Lulic, Lulic ha il pallone all'indietro, poi il numero 21 Sergej Milinkovic-Savic si torna all'indietro per il numero 3 Luis Felipe, che ha il cartellino giallo, ancora l'unico ammonito del match, il pallone per il numero 29 Lazari, da Lazari si torna a Luis Felipe, ancora un qualcosa, un qualcosa che hanno da dire proprio i giocatori, ancora il pallone che viene messo in mezzo, ci ha provato comunque la Lazio che non vuole mollare, non molla, intanto passeggia nervosamente Paolo Fonseca, allenatore della Roma. E allora è una partita importante questa, vediamo cosa succederà in questo istante. Ancora è un match significativo, un match significativo per il momento, il pallone messo in mezzo, nulla da fare praticamente. Allora vediamo come andranno le cose, tanto c'è un fallo, l'arbitro guida lo vede e fischia, falle su Luis Felipe praticamente. E allora il fallo è del numero 99 Justin Kluivert, che non ha preso nulla. Allora vediamo come andranno le cose per il momento. E allora vediamo ancora il pallone per la Lazio che ci prova, c'è il pallone Stefan Radu, ancora recuperato, niente da fare, non c'è nulla, allora recuperano ancora, c'è Sergej Milinkovic-Savic, recupera Justin Kluivert, ancora il numero 29 Manuel Lazari, ma c'è il fallo proprio dello stesso quando siamo arrivati al 31esimo e 20 secondi, Lazio 0 Roma 1. E allora Lazio 0 Roma 1, vi aggiorniamo su quelle che sono le condizioni di tutto questo match davvero entusiasmante per il momento. E allora vediamo come vanno le cose per il momento. Giallo, fallo e giallo a Zaniolo. Fallo e giallo proprio a Zaniolo. Di avere qualcosa di importante. E allora c'è molto molto da dire. Molto da dire per il momento. È un primo tempo importante per il momento. Intanto c'è una pausa, un calling break. C'è un calling break, sarà ripresa a breve la partita con il calling break a 32esimo e 50. Lazio 0 Roma 1, sempre Alexander Kolarov al 17esimo. Intanto i due ammoniti, Luis Felipe da una parte,
al 24esimo minuto, al 31esimo poco fa Nicolò Zaniolo. E allora ci sono delle risposte importanti. Il pallone da Luis Felipe va a Stefan Radu. Radu lo dà a Sedan Lulic. Correa, il Lucas Leiva, ancora Sedan Lulic. Sedan, no, Ciro Immobile, sembrava Sedan Lulic la sua stazione. Invece è Ciro Immobile praticamente. E allora Ciro Immobile voleva fare qualcosa di interessante. Ciro Immobile, vediamo. E allora niente da fare per il momento. Ancora pallone che è in possesso della Lazio. Vediamo Manuel Lazzari, ancora Milinkovic Savic, va all'altra parte per Luis Alberto, ancora Luis Alberto, Sedan Lulic, il pallone messo in mezzo di scorda. Mamma mia, stanno giocando adesso meglio i giocatori della Roma, della Lazio in momento. Roma si è fatta vedere, il tiro ancora una volta, il tiro. E allora vedremo cosa potranno fare le due squadre per il momento. Però intanto ha arbitrato egregiamente guida per il momento. Non c'è stato bisogno del consulto del VAR sia di Mazzonelli, di chi e neanche di Vivenzi, il quarto uomo in Rocchi. Ancora il pallone per Sedan Lulic. Lulic deve indietreggiare Sedan Lulic. E allora si torna all'indietro. Ancora Correra. Si va a Luis Alberto, ancora lui, Luis Alberto, va Alberto, vediamo, confermano i tiri, ancora, è un, riparte, c'è cioè Edin Dzeko, Dzeko che va velocemente, Edin Dzeko, Dzeko, ancora Edin Dzeko. Vediamo il pallone che va a Zaniolo, Luis Alberto preme ma non riesce, il pallone va a Brian Cristante. Kluivert, Lorenzo Pellegrini, pallone per Brian Cristante, Zaniolo, Allin dietro per il 23, Gianluca Mancini, di nuovo per Mancini. Fazio, Pellegrini, Kolarov autore del gol sul rigore 17esimo, Pellegrini, Fazio, Pellegrini ancora. Adesso sta giocando più di possesso la Roma che non di attacco. Kolarov va di nuovo a Pellegrini. Kluivert fa il passaggio a Zaniolo. Zaniolo va dal capitano Alessandro Florenzi. Florenzi fermato, riparte la Lazio, ma recupera il pallone la Roma con Brian Cristante. C'è però rimessa laterale, battuto subito velocemente da numero 10 Luis Alberto. Ancora riparte subito la Lazio, c'è immobile, ancora lui, ancora Ciro Immobile, mette il pallone per Gian Correra, il tiro, parata di Paul Lopez, grande portiere Paul Lopez, veramente stanno macinando davvero tanto, macinano moltissimo, stanno macinando. Vedremo anche come vanno le cose per il momento. Si vede qualcosa di più. Allora, intanto, nel frattempo,
il derby. C'è ancora un altro Colin Black. Siamo al 30, al 38esimo. Lazio 0 Roma 1, sempre con il gol di Justin di Alexander Kolarov. Fa caldissimo qui sul in capitale. Ancora equilibri. Sono saltati gli schemi, saltano un po' gli equilibri. Equilibri che sono saltati. Nel frattempo, ricordiamo le partite. Allora, la prima partita, Bologna ha battuto venerdì nel primo anticipo la Bologna 1 Spal 0 col gol di Roberto Soriano al 93esimo, assist di Riccardo Orsolini. La Milan batte il Brescia per una rete a 0 con il gol al 12esimo di Hakan Çalhanoğlu. E poi Juventus batte Napoli 4-3 prima il gol di Danilo al 6esimo, al 9esimo il 2-0 di Gonzalo Higuain, al 62esimo Cristiano Ronaldo, poi al 66esimo Costantin Manolas per il Napoli che è il 3-1, il Higri Lozano al 3-2 al 68esimo, al 81esimo 3-3 Gianni Lorenzo e l'autorete di Kalidou Koulibaly al 92esimo più recupero, al 92esimo era quasi finita la partita, Kalidou Koulibaly ha dato vittoria alla Juventus sul Napoli. Allora, abbiamo visto mi sembrava si era Bastos che si stava alzando, forse qualcuno, qualche giocatore infortunato. Vedremo quanti minuti di recupero ci saranno, anche tre. Adesso il pallone è dato a Kolarov. Kolarov a Pellegrini. A Pellegrini ancora il pallone messo in mezzo. Niente, il pallone subito dato dai compagni. Dato da Lazari a Thomas Stracoscia con il petto. Lazari, Luis Felipe, Stefan Radu, ancora Radu. Vediamo, è un match bello. Allora, la Lazio prova ad attaccare, non riesce, c'è rimessa comunque laterale che la va a battere da Lulic, perché Alessandro Florenzi ha messo il pallone proprio in rimessa. Intanto esce Luis Felipe ed entra Bastos. Abbiamo comunque già captato qualcosa dalla panchina della Lazio. Abbiamo visto, ha parlato comunque Sedan Lulic, ha parlato Simone Inzaghi a Bastos e allora ha visto cose importanti per questo match. Allora, una partita quando siamo andati al 41esimo e 10, Lazio 0 Roma 1 al 17esimo a segnato praticamente proprio Alexander Kolarov su calcio di rigore, dopo che il giocatore della Roma in giacca ha tirato e il giocatore laziale Sergej Milinkovic-Savic ha preso con la mano. Ancora Lazio che sbaglia e ridà il pallone alla Roma. La Roma vuole ripartire in un mini contropiede, non riesce il tiro di Federico Fazio. Allora si va dal portiere Thomas Stracoscia. Siamo al 42esimo, Lazio 0 Roma 1, sempre un risultato che dà in favore la Roma. Lazari ancora, Sergej Milinkovic-Savic all'in dietro per Bastos. Bastos si va a Francesco Acerbi, da Acerbi a Stefan Radu. Radu sulla fascia sinistra, poi dà il pallone a Luis Alberto, ancora Stefan Radu, il pallone a Correra, poi sbaglia Zaniolo, può ripartire proprio lui. Zaniolo, parte Zaniolo, poi dà il pallone al numero 11 Alexander Kolarov, che sbaglia, non riesce, si è già dall'altra parte dopo che aveva subito rinviato Thomas Stracoscia. Ancora il pallone preso proprio da il capitano Sedan Lulic, fermato ancora una volta, recupera però il pallone
la Lazio, pallone messo in mezzo para Paul Lopez, ma c'è un fallo su lui, lo ha detto, ma c'è anche il fuori gioco del numero 21 Sergej Milinkovic Savic. E allora proprio per questo Sergej Milinkovic Savic sta giocando davvero in una maniera egregia, però era qui in posizione di fuorigioco. Ancora intanto si sbraccia, lo vediamo dalla panchina, il Simone Inzaghi, sede allo Lecce, il pallone per Lucas Leiva, per Lucas Leiva, ancora il tiro che va sul fondo, il tiro di Lucas Leiva, forse c'è calcio d'angolo, siamo al 44esimo. E allora pallone sul fondo, era no, il tiro era di Correira. Correira sembrava, non c'è calcio d'angolo, c'è proprio rimessa dal fondo, ci andrà Paul Lopez. Allora parte il rinvio di Paul Lopez, Zaniolo lo va a recuperare il numero 11 Alexander Kolarov, si torna all'indietro da Justin Kluivert, Kluivert va a Cristante, Kluivert ancora a Cristante, c'è Flo, viene servito Mancini, poi il pallone spazio via da Bastos, ancora di testa Acerbi, la recupera ancora la Roma, c'è un allora riparte proprio il gioco in ricostruzione della Roma, un numero 11 Alexander Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Under, va, avanza Gigi Zunder, dà il pallone al numero 11 Alexander Kolarov, va Brian Cristante, fermato Brian Cristante, e c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Intanto vediamo la dove è seduto Claudio Lotito, sembra Claudio Lotito e anche ci sono la dirigenza della Roma. Intanto in questo momento da 10 secondi 2 minuti di recupero, e allora diamo il calcio di punizione. Per calcio punizione per la Roma, chi lo andrà a battere? C'è Lorenzo Pellegrini, c'è anche Alexander Kolarov, Pellegrini o Kolarov, ci sarà la finta di uno dei due, parte Kolarov, calcio d'angolo, ha toccato Thomas Strakosch, c'è l'angolo per la Roma, si è andato uno dei due minuti di recupero, il cambio del pallone va Alexander Kolarov, dopo ha battuto il rigore, la punizione, adesso batte anche un altro angolo Alexander Kolarov, ex City, va Kolarov, non c'è, ci arriva Zaniolo, poi Fazio, ancora tutte torri, sbaglia Immobile, ancora la Roma che ci voleva provare, ma mantiene gli ultimi 30 secondi praticamente, 30, la Lazio ribatte la rimessa con le mani, rivediamo, è stato trattenuto forse Dzeko, ma si no
erano, si era mantenuto lui, abbiamo visto il momento di servizio. Intanto l'arbitro guida, dà il duplice fischio di questo primo tempo. La Roma è in vantaggio sulla Lazio per 1-0. Gol di Alexander Kolob al 17° su calcio di rigore. Ricordiamo l'azione che ha scaturito il calcio di rigore di Dzeko, è arrivato in area di rigore. Aveva tirato proprio il tiro Edin Dzeko, e Sergej Milinkovic-Savic aveva preso con una mano praticamente. Bel primo tempo soprattutto per quanto riguarda la Roma, che si è portata in vantaggio, però la Lazio non ha sorpreso nessuno, perché la Lazio veramente vuole continuare a fare un lavoro davvero importante, lavoro molto bello. Ricordiamo che questa è una partita che sta andando per il verso giusto, una partita che sta vedendo per il momento vincere la Roma per 1-0 su quel calcio di rigore. Però la Lazio non ha atteso, ha mantenuto tutte le aspettative, perché ci ha parlato più di una volta anche prima del gol del vantaggio della Roma. Una Roma che ha provato sempre in ogni possibile angolazione del terreno di gioco per trovare il gol, perché la Roma attaccava, la Lazio attaccava da sinistra verso destra, la Roma da destra verso sinistra nel primo tempo. Allora abbiamo anche capito che si poteva fare di più. È molto bello vedere queste due squadre che si giocano all'ultimo secondo, al cardiopalma. E allora ricordiamo proprio che se la stanno giocando tutte e due bene, però è un po' difficile che gioca la Lazio, gioca male un pochino in difesa, gioca un pochino male in difesa, un pochino, perché alcuni salvataggi li è riuscito a fare anche Radu, poi ricordiamo che ha avuto anche un infortunio Luis Felipe, ha dovuto anche fare un cambio, la Roma è uscito Luis Felipe, è entrato Bastos il numero 15, e allora al 40° vuol dire che la Lazio può giocarsi per tutto e per tutto, però ha anche un cambio in meno nella partita. Bene, siamo arrivati alla fine del primo tempo, un primo tempo che ci ha dato tantissime emozioni. Lazio 0 Roma 1 al 17°, Alexander Kolarov ha portato sul calcio di rigore in vantaggio la Roma. Ci troviamo con qui sempre con me Daniele Conno dall'Olimpico di Roma fra un quarto d'ora circa per l'inizio del secondo tempo tra Lazio e Roma. Questo è il terzo anticipo di Serie A. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ding ding.
Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Gentili radioascoltatori di Radio Inizia il Campionato, ben tornati dallo Stadio Olimpico di Roma e siete collegati nuovamente con Daniele Conno che vi racconterà il secondo tempo di Lazio-Roma, Lazio 0, Roma 1, siamo al 17esimo proprio... Alexander Kolov per un tiro di Dzeko, è finito sulla mano di Sergei Dzeko da Roma, finito il tiro su Sergei Milinkovic-Savic, ha provato il calcio di rigore, quindi la squadra di Fonseca, il primo derby della capitale, lo sta vincendo per il momento. Il primo cambio è stato fatto al quarantesimo perché Luis Felipe, che tra l'altro ammonito, si è fatto male ed è dovuto uscire, è entrato Bastos, l'unico ammonito del match per il momento che effettivamente è in campo è Nicolò Zaniolo. Ripetiamo le formazioni: Thomas Dragosce in porta, poi c'è Bastos, Francesco Acerbi, Stefano Radu, Manuel Lazzari, Sergio Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Senna Lucci, il capitano in difesa. A centrocampo Ciro Immobile e Juan Correira,
per 3-5-2, 4-2-3-1 per la Roma. Paolo Lopez in porta, Alexander Kolarov autore del gol, Federico Fazio, Gianluca Macini e Alessandro Frenzi difesa, centrocampo Lorenzo Pelle, Alessandro Frenzi il capitano, a centrocampo Lorenzo Pellegrini, Brian Cristante in attacco, Justin Clevert, Nicolò Zaniolo ammonito e Gegis Ondera a coprire la punta avanzata che Edin Dzeko. La Lazio attaccherà da destra verso sinistra, Roma da sinistra verso destra e proprio iniziato in questo momento il secondo tempo. Ricordiamo l'arbitro di questo match che è Guida, poi Carbone e Bindoni sono i due guardaline, quarto uomo è Rocky al VAR, Mazzolenni l'altro assistente del VAR, Vivenzi. Ricordiamo gente ascolti, tiro, c'è un tiro che poteva essere già importante, Zaniolo in questo caso stava per segnare un'altra volta, si è tolto, stava con la camicia Luis, stava con la camicia Simone Inzaghi, se l'è tolta il tiro, vediamo il tiro di Zaniolo, è fuori, proprio fuori, ma fuori tantissimo. Intanto ricordiamo c'è un giocatore a terra che è Sergej Milinkovic Savic, intanto ricordo velocemente che l'Arsenal Tottenham, il derby della capitale capitale dell'Inghilterra, Londra, Londra Nord, primo gol, decimo di Christian Eriksen, poi il 40esimo il raddoppio del Tottenham con Harry Kane, poi a corte distanze prima della fine del primo tempo a 45esimo più due minuti di recupero Alexander Lacazette, poi al 70esimo Pierre-Emerick Aubameyang per il 2-2. Intanto Valencia ha vinto 2-0 sul Mallorca, ha vinto 2-0 sul Mallorca, segnato al 40esimo Dani Pereiro e al 57esimo Dani, due gol di Dani Pereiro sul rigore. Poi stanno iniziati i Madrid dei Barra e Spagnol Granada 0-0 e l'Eintracht di Francoforte 0 Düsseldorf 1, in vantaggio il Düsseldorf con il gol di Rui di Rowan Henges al 36esimo. Intanto ritorniamo alla partita Lazio-Roma, qui ancora il pallone, intanto in mezzo spazza via proprio bravo Federico Fazio, recuperano un pallone interessante, adesso c'è rimessa con le mani in favore della Roma, della Roma. Intanto ricordiamo che per c'è il presidente per la Lazio Claudio Lotito e c'è questo in campo, sta proprio in campo, una parte del campo. Intanto mentre Monchi, mi sembra che c'è anche Mauro Baldis, se non mi sbaglio c'è Monchi praticamente, sì c'è Monchi, ma visto prima in precedenza sugli spalti a vedere questa partita. Voglio anche allora seguiamo questa azione importantissima, c'è Zaniolo che può essere servito, ma c'è un tiro, è parata, mamma mia, parata, non era, era il pallone, era di Clivert, c'era Zaniolo, poteva essere servito. Intanto ancora rimessa con le mani in favore della Lazio in questo momento. Allora il pallone che va al numero V, al numero 23 Mancini, ancora e all'indietro per il numero 33 Cerbi, da Cerbi a Bastos il pallone, a leva, leva ancora Bastos, Bastos dà il pallone a Manuel Lazzari, ancora il pallone per Lazzari, deve per forza tornare all'indietro, lo dà proprio per Bastos, Bastos, ancora Bastos che ci prova, niente a fare, ancora un pallone splendido, in splendida iniziativa, ancora 1-2, il cross ci prova, ancora niente a fare, c'è il fallo praticamente, c'è un giocatore a terra, l'arbitro forse non lo ha visto, della Lazio, devono mettere il giocatore Lazio fuori il pallone, l'arbitro non se ne è accorto, ora si rialza Stefan Radu che era a terra dolorante, il pallone per il 19 Sena Lulic, si va al 29 Lazzari, ancora il pallone messo in mezzo, recuperato all'indietro, il tiro, Luca
Lucas Leiva che tira e para il numero 13 Paul Lopez, quando siamo al 50esimo e 40 secondi, bravissimo Paul Lopez, ma anche bravissimo anche Lucas Leiva, che ha fatto una di quelle giocate davvero in davvero in interessanti, praticamente. Vediamo. E allora è una, allora un qualcosa davvero interessante. Allora, ancora il pallone recuperato dalla Lazio, il quasi tiro, arriva, bravissimo Alessandro Florenzi, bravissimo ad anticipare il numero 10 Luis Alberto, mettere il pallone nel calcio d'angolo. Allora, adesso va a incaricarsi la battuta Lucas Leiva, vediamo Leiva, vediamo Lucas Leiva. Parte Leiva, il pallone in mezzo, quasi di testa, un colpo di esagero adesso, spazza via Mancini, ancora riparte subito la Roma con Zaniolo, Zaniolo velocissimo, Zaniolo tutta sulla fascia destra, Zaniolo, 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 cala sul fondo Zaniolo. Ma bravo Zaniolo in questa fase, bravissimo, perché Zaniolo sta facendo veramente cose entusiasmanti, Zaniolo proprio bravo, si incaricherà la batteria, rimessa dal fondo Thomas Stragoscia in grande, ma bravo Zaniolo che sulla fascia destra era ripartito, poi dopo si è fatto venire un po' dall'entusiasmo, era riuscito a saltare il numero 19 Senan Lulic, però niente da fare. Allora ancora adesso è stata battuta l'emessa dal fondo, ci ritroviamo con il pallone per Stefan Radu che va sulla fascia centrale, ancora il pallone per il numero 21 Milinkovic Savic, ancora Savic, la Roma ci sta provando in quantità velo molto forte, il 33 Acerbi, c'è Acerbi adesso, Acerbi, Acerbi deve scambiare per il compagno capitano Senan Lulic, eccolo Senan Lulic, Lulic pallone messo in mezzo, non ci arriva nessuno e allora c'è, sarà rimessa con le mani proprio in favore della Roma, come siamo arrivati al 53esimo e 30 secondi, Lazio 0 Roma 1, sempre con i gol nel primo tempo sul rigore al 10 settesimo di Alexander Kolarov che ha battuto Thomas Stracoscia, portiere della Lazio. Allora la Roma deve spostare un pochino gli equilibri, un pochino il ritmo, perché in questo inizio secondo tempo sta un pochino balbettando, però nel balbettare sta per andare il grande Zaniolo, ma adesso va il capitano Florenzi, Alessandro Florenzi, c'è un fallo adesso, l'arbitro che è il signor guida praticamente deve fischia il fallo e potrebbe anche esserci il fallo su Alessandro Florenzi, ci potrebbe essere anche il cartellino, dovrebbe arrivare in questo momento che fallo del numero 26 praticamente Stefan Radu, e allora lì sì che si poteva dare un cartellino, ma mamma mia, però intanto si è subito rialzato Florenzi, l'arbitro decide di non dare nessuna ammonizione proprio al difensore della Lazio, Stefan Radu, vediamo adesso come anni, intanto vediamo se è scattato anche l'ex giocatore del Napoli Amadou Diawara, si sta riscaldando, poi Amadou Diawara domani